Amici del web, buongiorno, diamo il benvenuto da Vanembo Sport. Oggi andremo a seguire la partita tra Monte di Procida e Submarionale Trieste qui al Vezzuto Marasco, la partita valida per la seconda, per la dodicesima giornata di andata del campionato di promozione Girone B. Le squadre sono ai saluti iniziali in campo, il Monte di Procida è a ridosso della zona playoff, mentre la Submarionale Trieste è fanalino di coda in classifica con un solo punto. Noi andiamo alla lettura delle formazioni per gli ospiti. Iniziamo con il numero 1 Marra, il numero 2 Russo, il numero 3 Davino, il numero 4 Iervolino, il numero 5 Rea, il numero 6 Busiello, il numero 7 Scarpato, il numero 8 Allocca, il numero 9 Guarnaschelli, il numero 10 Giustiniani, il numero 11 Regina, in panchina Di Pietro, Mancusi, Natangelo, Coppola, Repuano, Fiordaliso, De Vita, mister Pietro Milano. Per il Monte di Procida con il numero 1 Gianluigi Del Giudice, con il numero 2 Marco Del Giudice, con il numero 3 Antonio De Luca, con il numero 4 Marco Lubrano, con il numero 5 Nappi, con il numero 6 Zinno, con il numero 7 Caputo, con il numero 8 Caccavale, con il numero 9 Colandrea, con il numero 10 Di Matteo, il capitano, con il numero 11 Palma, in panchina Casolaro, Rotta, Arborino, Borrino, Attanasio, Gioiello, Esposito. L'allenatore è Salvatore Ambrosino. Calcio d'inizio battuto dal Monte di Procida in questa prima frazione, la palla è per Caccavale, laterale fuori per il numero 3 De Luca, poi ancora in avanti Palma, la palla è per Colandrea, gioco fermo, si ripartirà con l'azione per la Submarionale Trieste che ora riparte dalle retrovie. Submarionale che, come ricordavamo prima, è fanalino di coda con un solo punto, mentre il Monte di Procida ha 19 punti a ridosso della zona playoff. Una vittoria sarebbe importantissima per i ragazzi di mister Ambrosino, perché permetterebbe ai ragazzi montesi di giungere al quinto posto e quindi l'ultimo posto utile per disputare i play-out. Nel frattempo Colandrea in avanti per Caccavale, il numero 8 contrastato, la palla finisce fuori, rimessa laterale per il Monte di Procida in zona offensiva. A battere va il numero 2 Antonio De Luca, il terzino destro della formazione di mister Salvatore Ambrosino. De Luca per Di Matteo, stop di petto, scambio con De Luca, cross al centro, teso, la palla resta lì, Caputo lotta, attenzione, ora riesce a uscire il Submarionale con Scarpato che lancia lungo, Zinno fa buona guardia, la palla è a centrocampo, la riconquista Caccavale, Caccavale ancora per Caputo, Caputo perde un tempo di gioco e riconquista la sfera la Submarionale, che poi deve tornare indietro e va dai piedi del portiere Andrea Marra che rinvia con il destro, la palla lunga, fa buona guardia Zinno, la palla finisce fuori, rimessa per il Monte di Procida con Marco Del Giudice sull'auto di sinistra che serve Lubrano, ancora Del Giudice, la palla è finita fuori, però il gioco è stato fermato per un'infrazione, anzi si ripartirà da fallo laterale per la Submarionale Trieste, la palla ancora sull'auto di sinistra, Del Giudice prova l'anticipo, la palla finisce ancora fuori, a battere va il numero 4 Iervolino, poi lascia la sfera a Russo. Russo scambia con un compagno, Palma intercetta solo per un attimo, c'è un fallo su di lui. Nel frattempo io do il benvenuto al collega Angelo Greco, nonché addetto stampa della Puteolana, che è qui presente qui al mio fianco. Allora, battute iniziali, si è visto ben poco, però il Monte di Procida ha bisogno di una vittoria. Attenzione, un attimo, Monte di Procida in contropiede con Palma, Palma può andare, poi viene fermato. Dicevamo, il Monte di Procida ha bisogno di una vittoria per agganciare il treno playoff, o meglio il quinto posto, e Submarionale che ha bisogno di punti come il pane. Assolutamente sì, Mauro, come dici tu, il divario tecnico da due squadre è lampante, si è visto già in queste prime battute, però guai a far prendere coraggio queste squadre che hanno poco o nulla da perdere, che potrebbero poi rendere la partita difficile. Grazie Angelo, nel frattempo la Submarionale cerca una palla lunga, fa buona guardia Gianluigi Del Giudice in presa e ora si posizionano i ragazzi di mister Ambrosino, mentre Del Giudice va dall'altro Del Giudice, Marco ancora dietro per Zinno,
Zinno, la palla sul sinistro, lancia lungo a cercare Palma, Palma spizza di testa per Colandria, Colandria non aggancia bene, poi la palla resta lì al centrocampo per il Submarionale che ora può ripartire dai piedi di Giustiniani, Giustiniani cerca un compagno, la palla è ancora per Allocca, Allocca contrastato ottimamente, Colandria recupera la sfera, poi Lubrano di prima lancia per Palma, la palla è lunga, finisce fuori, nulla di fatto per il Monte di Procida che è riuscito ad affacciarsi in, questa, in questo frangente in attacco, ma riparte il Summa dalla rimessa laterale, rimessa sbagliata, la palla finisce a Zinno che preferisce ripartire dai piedi di Gianluigi Del Giudice con il sinistro, lancia lungo in avanti profondo per Colandria che non riesce a svettare, la palla viene riconquistata dalla Submarionale che ora può ripartire dall'out di destra con il numero 2 Russo, Russo in controllo, lancia centralmente a cercare Guarnaschelli, la palla è lunga, controlla Del Giudice, Gianluigi Del Giudice studia il posizionamento dei compagni, poi decide di servire Marco Del Giudice sull'out di sinistra, il numero 3 ancora all'indietro da Zinno, Zinno avanza ancora sul mancino, lancio perso Palma, Palma stoppa bene, ha il problema di girarsi, si gira bene Palma al centro, non trova Di Matteo e quindi la palla è nelle mani di Marra, Marra che può far ripartire il Submarionale Trieste, rilancio con il destro a spiovere, Zinno manca l'intervento di testa, attenzione Guarnaschelli, la palla è ancora lì, il Submarionale resta in attacco al limite dell'area, poi fa buona guardia il numero 5 Nappi, classe 99 che spazza via e nel frattempo il Submarionale Trieste riparte dall'out di destra, mette al centro Zinno questa volta di petto per Lubrano, Lubrano ancora Zinno per Palma ultimamente, Palma ha il problema di servire un compagno, poi serve Caccavale che ha spazio centrale per andare, serve Di Matteo sull'out di destra, Di Matteo la palla sul sinistro per De Luca, De Luca mette al centro, il passaggio è corto, esce bene Marra, siamo sullo 0-0 dunque tra Monte di Procida e Submarionale Trieste quando sono passati 10 minuti dall'inizio di questa prima frazione, Del Giudice di testa, l'intervento non è perfetto, la palla finisce a Guarnaschelli che mette a terra in due tempi, poi prova Caputo a contrastarlo, è il numero 9 e ora Lubrano gli dà una mano e riesce a servire Palma, Palma per Di Matteo, Di Matteo con il numero 10, serve ancora Lubrano, Lubrano allarga per De Luca, De Luca per Palma che nel frattempo è venuto a prendere palla per Di Matteo, Di Matteo avanza, la palla sul sinistro al suo fianco Caccavale, la palla finisce in fuorigioco, atteso troppo Di Matteo per il passaggio, quindi nulla di fatto, si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Submarionale Trieste che riparte dalla punizione del numero 6 Busiello che andrà a battere con il destro, batte profondo Busiello a cercare un compagno, la palla è per De Luca che di testa all'indietro mette in sicurezza per Del Giudice che allarga per Marco Del Giudice, ancora per Caputo che nel frattempo si è allargato, la palla è per Palma, Palma è girato ancora, cerca di nuovo Caputo, anticipato bene, poi Lubrano mette ordine al centrocampo, si gira e serve Marco Del Giudice, ancora per Franco Palma, la palla finisce fuori, Guarnaschelli dietro per un compagno, la palla lunga, attenzione per Scarpato, su di lui fa buona guardia Pietro Nappi che lo anticipa con il fisico e ora Lubrano, attenzione mezzo a due, serve bene Del Giudice, ancora per Franco Palma, ancora Lubrano in vantaggio, protegge la sfera, ancora per Palma che allarga la manovra a cercare Caccavale, venuto nel frattempo qui sull'out, ancora Caccavale per Di Matteo, Di Matteo De Luca, ancora Caccavale, Nappi fa giro palla il Monte di Procida in questa fase di gara, Caccavale, Caccavale ancora per Caputo, all'indietro ancora per Zinno, Zinno scambia ancora con Nappi,
non esce in pressing la Submarionale Trieste. Nappi ha il tempo per servire Di Matteo di prima, allarga per De Luca. De Luca anticipato da Davino. Alla rimessa laterale proprio De Luca, serve centralmente per Caputo che non riesce nell'aggancio e riparte la Submarionale solo per un attimo. La palla è ancora a Caputo che serve all'indietro per Del Giudice, ancora per Lubrano. Lubrano centralmente, ha spazio per giocare per Di Matteo sulla tre quarti, il numero 10 allarga per De Luca, la palla sul destro, cross al centro, preciso per il colpo di testa di Colandrea. Colandrea era messo male col corpo, la palla è finita fuori, non è riuscito a deviare in rete il numero 9 dei Montesi, la palla è finita fuori, quindi nulla di fatto, siamo sempre sullo 0-0. Prima occasione del match per il classe 2000 Giovanni Colandrea, che sta facendo bene fino a questo momento fino a questo momento della stagione con il Monte di Procida, mentre si riparte dal rinvio lungo per la Submarionale, rinvio intercettato da Caccavale, ora Di Matteo se ne va in dribbling, il numero 10 serve in profondità proprio con l'Andrea, la palla è lunga e Marra fa buona guardia in uscita, forse poteva partire un po' prima il numero 9 con l'Andrea, ma tant'è, la palla è finita nelle mani di Marra che ora rinvia lungo a cercare Regina, su di lui c'è De Luca perde per un attimo la sfera, poi di esperienza fa valere il fisico e serve Caccavale ancora per Di Matteo è girato, Di Matteo ancora per Lubrano, Caputo è libero e lui a ricevere la sfera, allarga per Marco Del Giudice, lunga per Palma ancora all'indietro per Lubrano gestisce il possesso, poi scivola, poi ritrova la sfera, se ne va in dribbling e poi ritorna sapientemente nei piedi di Zinno che gira per Nappi ancora per Caccavale, fa giro palla il Monte di Procida, De Luca larga la manovra, poi centralmente a cercare un compagno, Palma è rimasto fermo, nulla di fatto, ora la palla ritorna a De Luca che stavolta di prima prova il servizio per Colandrea anticipato dal numero 3 Davino, la palla finisce fuori, ci sarà rimessa per Submarionale Trieste che non riesce a uscire dalla propria tre quarti, ora Lubrano, De Luca sventaglia dall'altra parte bene per Del Giudice, mette a terra con il sinistro, scambia con Caputo ancora per Del Giudice centralmente per Palma, la palla sul destro, sventagliata per De Luca, la palla è lunga. Nulla di fatto, siamo ancora sullo 0-0, andiamo ancora dal collega Angelo Greco. Monte di Procida che ci ha provato con il colpo di testa di Colandrea, però forse qualche errore di troppo in fase di passaggio, forse nell'ultimo passaggio. Sì, ma il Monte di Procida ha deciso, come giusto che sia, di arrivare in porta con la manovra, mentre quel pochissimo che cerca di fare il Simone Trieste è palla lunga sul centravanti che è bravino a tenere palla e a innescare i due esterni che hanno un po' più di qualità, però molto più Monte di Procida, e con la manovra riuscirà sicuramente a sbloccarla quanto prima. La palla è per la Submarionale, per il numero 7 Scarpato, contrastato da Lubrano, c'è il fallo, quindi si ripartirà da un calcio di punizione nella tre quarti del Monte di Procida. A battere andrà il numero 5 Rea studia il posizionamento dei compagni, attende che i compagni si vadano a posizionare all'esterno dell'area, poi serve all'interno il numero 7 Scarpato che non riesce a girarsi, ribatte il Monte di Procida, vediamo se Colandrea va in contrasto, non riesce a recuperare la sfera e mette ordine ora la Submarionale, la palla è per Russo centralmente per Iervolino anticipato ottimamente da Zino in uscita che prova a servire Palma, viene anticipato il numero 11 Montese, ora la palla è per Giustiniani, sbaglia disimpegno, Caccavale intercetta, serve Caputo, può andare il Monte di Procida in contropiede, vediamo se lo fa, parte del giudice sventaglia centralmente per Palma può andare, il numero 11 c'è fallo su di lui, si guadagna un fallo di esperienza il numero 11 Franco Palma, uno dei marcatori più prolifici di questo Monte di Procida in questa stagione, e pare che andrà proprio lui a battere la punizione che si è
appena guadagnata. Anche se ora sulla sfera arriva il capitano, il numero 10, Marco Di Matteo. Vediamo chi andrà a battere la punizione tra Di Matteo e Palma, se Palma con il destro, Di Matteo con il sinistro. Farlottano i due, nel frattempo si posiziona la barriera. Parte Palma, la punizione con il destro, la palla parata bene da Marra in controllo, punizione debole, nulla di fatto. E ora Marra rilancia lungo a cercare i compagni, non c'è nessuno. Zinno fa buona guardia e mette fuori. Il disimpegno non è preciso, però attenzione qui, la palla in avanti per la Submarionale che prova la conclusione con Regina, nulla di fatto. Anzi, c'è stata una deviazione, ci sarà angolo per la Submarionale Trieste che si affaccia quindi in avanti con la conclusione di Regina che è stata deviata. È proprio il numero 11, il classe 97 Regina, andrà a battere questo calcio d'angolo. Va il numero 11 dal dischetto, chiama lo schema, palla centrale, corta, mette fuori Di Matteo. E ora esce in pressing alto il Monte di Procida con l'Andrea, mentre rinvia Marra. De Luca per Di Matteo, bene di prima per Palma, Palma il taglio di con l'Andrea che non riesce ad agganciare. Esce bene la retroguardia del Submarionale Trieste con il numero 10 Giustiniani che mette ordine. E ora la palla è per Scarpato, lateralmente la manovra degli avversari dei Montesi. Ora Scarpato, serve centrale, Guarnaschelli dribbla Del Giudice, poi prova la conclusione parata in seconda battuta da Gianluigi Del Giudice. È riuscito con un passo felpato a eludere il portiere del Monte di Procida che poi ha recuperato. Nel frattempo Zinno per Di Matteo, c'è fallo su Di Matteo, punizione. E quindi prima occasione per la Submarionale Trieste con Guarnaschelli che ha provato a dribblare Del Giudice che poi ha recuperato dopo una prima fase di impasse. Lubrano alza la testa, serve Caccavale anticipato, la palla finisce in fallo laterale. Caccavale lascia a De Luca la rimessa laterale, ancora dietro per Nappi De Luca in mezzo a due, si fa soffiare la sfera. Ora la Submarionale va ancora da Guarnaschelli che è anticipato da Zinno, poi Lubrano ottimamente si protegge con il corpo, serve Caccavale, all'indietro ancora per Nappi, Lubrano per Zinno lateralmente per Marco Del Giudice, Del Giudice centralmente per Palma a spazio, un filtrante ottimo per De Luca che scivola però non riesce a controllare. E la palla ora va nei piedi di Caccavale, Di Matteo la palla sul sinistro, centralmente un filtrante per Caputo, la palla resta lì, anzi era Palma che ha agganciato in due tempi, poi è stato deviato il pallone da un avversario, quindi ci sarà angolo. A battere va il numero 10 Marco Di Matteo, il capitano della formazione del Monte di Procida. Di Matteo dal corner mette centralmente per il colpo di testa di Zinno, la traversa, la palla è ancora lì, poi spreca Caccavale, la palla finisce alta e quindi altra occasione per il Monte di Procida che ha colpito una traversa. E poi Caccavale da ottima posizione ha messo alto. Si è salvata in questa occasione la Submarionale Trieste con un po' di fortuna e ora si ripartirà dal calcio di fondo del numero 1 Marra che lancia con il destro, in vantaggio Lubrano che stoppa di petto e mette bene a terra ancora Lubrano per Di Matteo serve Caccavale viene anticipato, la palla è finita fuori, reclamano per un fallo i giocatori della Submarionale.
ma c'è rimessa laterale per il Monte di Procida. A battere andrà il cursore, il numero 2 Antonio De Luca. De Luca chiama la rimessa profonda, poi si avvicina un compagno, la palla è centrale, attenzione, Palma, Palma si gira, la palla sul destro, Palma con il destro, la deviazione, in tuffo di Marra, ottima la conclusione di Palma da posizione centrale, ma Marra ci ha messo i guantoni. Ora ci sarà un altro angolo per il Monte di Procida che sta spingendo sull'acceleratore. A battere andrà proprio il numero 11 Franco Palma. Palma centralmente lungo su Caccavale che non riesce a svettare di testa, buca l'intervento e la palla finisce fuori. Nulla di fatto, quindi si ripartirà da rimessa dal fondo per la Summa Rionale Trieste, che si è salvata in un paio di occasioni, ma ha avuto un'occasione con Guarnaschelli che però ha concluso, ma Del Giudice ha parato bene in uscita. Palla centrale, Caputo di testa per Colandrea che subisce un contatto, viene fischiata punizione per il Monte di Procida. Sulla palla va il numero 4 Lubrano, l'interno di centrocampo, uno dei due interni di centrocampo di mister Salvatore Ambrosino, l'altro è Biagio Caccavale. Ancora Lubrano, Lubrano scambia per Caputo il velo, la palla centrale, attenzione per Di Matteo, tutto solo, la palla sul sinistro, mette fuori Di Matteo. Voleva chiudere sul palo più stretto, ma è stato impreciso nella conclusione. Monte di Procida che insiste ma non riesce a trovare la rete fino a questo momento. Era stata una ghiottissima occasione anche questa per Marco Di Matteo, il capitano in maglia numero 10. E ora rinvia Marra, il rinvio sbagliato, intercetta solo per un attimo Colandrea, poi mette fuori la difesa avversaria, c'è un fallo e batte subito veloce il Monte di Procida con Caccavalle che va da De Luca. De Luca ancora per Lubrano, De Luca, De Luca per Zinno, Zinno per Del Giudice, ancora Zinno, difesa alta del Monte di Procida che fa girare la palla per Nappi, Nappi ancora per De Luca, De Luca è girato, c'è il pressing su di lui, De Luca va via bene, poi viene fermato, c'è un fallo dato via al primo avversario, poi il fallo da parte del secondo, si riparte da una punizione per i montesi con Lubrano che vanno da Caccavalle che è libero, può affondare il numero 8, si ferma poi all'indietro per Lubrano, Lubrano ancora per Caccavalle, De Luca centralmente per Caputo, Caputo Di Matteo, Di Matteo allarga per Zinno che nel frattempo è salito sulla tre quarti, Zinno con il sinistro mette al centro a cercare un compagno, nulla di fatto, la palla è messa fuori dal Sumarionale che ora può ripartire in contropiede con Guarnaschelli in uno contro uno con Nappi, Guarnaschelli il numero 9 prova il destro, la palla finisce fuori con passo felpato, ha provato ad andare via a Nappi che è stato con lui fino alla fine, poi conclusione debole, debole di Guarnaschelli. Ora si riparte dai piedi di Zinno per Del Giudice, Del Giudice ancora per Zinno, Zinno la palla sul sinistro, lancio centrale a cercare Palma, la palla è lunga, ritrova la sfera del Monte di Procida con Lubrano che però sbaglia nel disimpegno e serve Guarnaschelli, il numero 9 della Sumerionale che ora fa ripartire i suoi, la palla è ora sull'out di destra, intercetto da parte di Caputo, Caputo ora può far ripartire il Monte di Procida per Palma, Palma centralmente per Lubrano, Lubrano in verticale per Di Matteo, Di Matteo ancora per De Luca, De Luca sventaglia dall'altra parte benissimo per Palma che tutto solo aggancia, Palma cambia gioco a cercare Di Matteo, anticipato ora Lubrano in anticipo, il numero 4 serve in verticale Caccavalle che prova a mettere al centro, il gioco è stato fermato,
c'è stato un fallo, fallo di mano. Si ripartirà con il calcio di punizione dal limite sull'out di destra per il Monte di Procida. Inutile dirlo, questa è la mattonella di Marco Di Matteo, che con il sinistro velenoso può colpire la difesa avversaria. Vanno a posizionarsi in aria nel frattempo le torri del Monte di Procida, mentre Di Matteo chiama lo schema. Vediamo se metterà al centro o calcerà direttamente in porta il numero 10, che ci ha abituato a prodezze balistiche da questa posizione. Con il sinistro prova direttamente in porta Di Matteo e mette dentro la rete del vantaggio. 1-0 dunque, sblocca Marco Di Matteo su punizione con il sinistro. 1-0 Monte di Procida dunque, l'avevamo detto, poteva essere pericoloso Marco Di Matteo, era la sua mattonella, anche se Marra è parso piuttosto incerto, Angelo. Assolutamente Mauro, palla velenosa, però non si può arrivare così molle su quella palla, la palla è passata attraverso le mani, bene così, Monte di Procida in vantaggio, adesso la partita dovrebbe essere tutta in discesa per i gialloblu. E dunque Monte di Procida in vantaggio al 25esimo con Marco Di Matteo, che su punizione ha sbloccato il risultato. Una punizione velenosa, ma come dicevamo prima con il collega Angelo Greco, Marra ci è andato troppo leggero. E dunque Monte di Procida in vantaggio. Ora si riparte dai piedi di Zinno per Del Giudice. Ancora Zinno per Marco Del Giudice. Centralmente sbaglia il passaggio, attenzione, riparte il submarionale, ma la palla finisce fuori, errato il disimpegno. Si riparte ancora dai piedi di Zinno, è lui il catalizzatore della manovra difensiva del Monte di Procida, va dai piedi di Gianluigi Del Giudice, che allarga per Nappi sull'auto per De Luca, ancora per Nappi, la palla finisce fuori. De Luca vicino a Seca Cavale, preferisce servire Caputo, che stoppa bene di petto, poi serve all'indietro ancora per Nappi. Caccavale, ottimo per Lubrano a proseguire, largo ancora per Del Giudice, tutto di prima, ancora per Palma centralmente per Lubrano. Zinno ancora per Del Giudice, Caputo serve Palma, di prima all'indietro per Lubrano. Caccavale ancora di prima per Palma, che viene a fare il regista in questa fase per Di Matteo, scambia nei due, la palla è per Lubrano, ancora Di Matteo, Caccavale, tutto di prima, lì dietro per Nappi a cercare Di Matteo, la palla è lunga, viene intercettata solo per un attimo dagli avversari e poi ritrova la sfera Zinno che serve Caccavale, non c'è il pressing della submarionale Trieste, quindi il Monte di Procida può facilmente cucire la manovra offensiva ripartendo dalla difesa verso il centrocampo fino ad arrivare in attacco. Zinno chiama la calma, addirittura Palma a fianco a lui reclamava la sfera, poi la palla all'indietro per Gianluigi Del Giudice, la palla sul mancino, il tempo per rinviare profondo per Caputo, che può spizzare di testa a cercare Colandrea anticipato. Attenzione, la palla finisce fuori, rimessa offensiva per il Monte di Procida, Del Giudice per Palma, Caputo, Lubrano per Caccavale al suo fianco, Lubrano poi decide di servire Caputo per Palma, ancora all'indietro Lubrano profondo per Caccavale, la palla è imprecisa, il movimento era buono comunque. Nulla di fatto, ora riparte in velocità il numero 11, Regina, che in dribbling se ne va, viene ammonito per il fallo il numero 4 Lubrano, in scivolata ha fermato l'avanzata del numero 11 avversario, poi va a scusarsi proprio con il numero 11, fallo non cattivo, ma il numero 4 Lubrano ha preferito mettere un freno alla manovra avversaria per stoppare subito il contropiede. Ora ci sarà un calcio di punizione, a battere va il numero 6 Busiello
con il destro profondo a cercare proprio Regina. La palla è deviata in angolo da De Luca, ci sarà angolo per la submarionale Trieste che è in svantaggio per una rete a zero dopo la marcatura da parte di Marco Di Matteo, che porta in vantaggio fino a questo momento il Monte di Procida. Angolo però per la submarionale, palla al centro, mette fuori del giudice, poi la palla resta lì, attenzione lì al centro, ma c'è un fuorigioco, c'è un fuorigioco fischiato ai danni della submarionale Trieste, mentre il portiere Gianluigi Del Giudice reclama un contatto con gli avversari. E dunque nulla di fatto, sventata la minaccia offensiva da parte del Monte di Procida, che sta gestendo bene il possesso. Forse ha bisogno di registrare meglio l'ultimo passaggio in fase offensiva. Ma è in vantaggio e ora si riparte da Del Giudice, che sbaglia nel disimpegno. Attenzione, la palla è ora per Guarnaschelli, che si può girare su Nappi. Nappi prova a metterci il fisico, Guarnaschelli due su di lui, è fermato dalla difesa del Monte di Procida. Caccavale va a dare una mano, poi serve Di Matteo. Di Matteo protegge la sfera, è girato, c'è fallo sul numero 10 che si conquista una punizione tutta di esperienza e fa rifiatare i suoi. De Luca allarga per Zinno, che aggancia con il sinistro, ora serve Caputo, anzi è Palma, ancora per Zinno, questa volta è Caputo, Caputo per Del Giudice non può partire, serve ancora Caputo, ancora Del Giudice cerca un compagno ma viene raddoppiato, gli viene portata via la sfera, fasi confuse. E ora ci sarà rimessa laterale ancora per il Monte di Procida, che insiste sulla corsia di sinistra con il numero 3 Marco Del Giudice, che serve all'indietro di nuovo Zinno. Zinno allarga per Lubrano, Lubrano serve Caccavale adesso al suo fianco, Caccavale ha spazio per andare, decide di servire De Luca, che è piuttosto alto sull'out di destra, ancora Caputo, Caputo si gira in mezzo a due, va via, poi serve a fianco a lui Palma, Palma cerca una verticalizzazione centrale, trova Di Matteo, Di Matteo la palla sul sinistro, la conclusione deviata, l'arbitro dice che non c'è fallo di mano, ancora per il Monte di Procida Del Giudice, la palla sul sinistro, mette al centro, deviata la sfera, la palla messa fuori, Lubrano liscia l'intervento. Ora Guarnaschelli a mettere ordine, ancora all'indietro per il numero 2 Russo, la palla centrale non perfetta ma il submarionale riesce ad andare in avanti, la palla per Regina anticipato da De Luca, Regina poi ritrova la sfera, De Luca protegge con il corpo il possesso e ora esce per Caputo che scambia con Palma 1-2, Caputo al piccolo trotto. Ora serve di nuovo Palma, Palma ancora all'indietro per un compagno e Marco Del Giudice per Zinno, mette ordine ora il numero 6 di casa per Del Giudice, Zinno, Zinno attende l'inserimento dei compagni, palla lunga a cercare Colandrea, la palla è a metà tra Colandrea e Di Matteo. Ancora Zinno in anticipo, riesce a mettere fuori, reclamava il fallo Riccardo Zinno ai suoi danni, ma riparte la submarionale con Scarpato, disimpegno ancora una volta errato da parte della submarionale, Lubrano per Caccavale, Caccavale si ferma, serve Di Matteo, ancora indietro per De Luca, De Luca, Lubrano, Lubrano scambia per Caputo, ci sono spazi per passare lì la sfera, Colandrea per Palma, Palma allarga per Del Giudice sull'out, la palla sul mancino, cross lungo, la palla finisce fuori, non c'è stata deviazione, nulla di fatto, quindi siamo sempre sull'1-0 per il Monte di Procida, che lo ricordiamo ha sbloccato la gara con la rete di Marco Di Matteo al 25esimo su punizione di sinistro. Ora Caccavale di testa,
servire proprio Di Matteo. Di Matteo che tiene bene la sfera in campo, poi per Colandria che aggancia bene, ottimo per Palma, la palla sul destro, mette dentro, è il pistolero Franco Palma per la rete del 2-0 dopo l'assist di Colandria. E quindi Monte di Procida che sfrutta al meglio, Angelo, il possesso prolungato e mette dentro la rete del 2-0 con il pistolero Palma. Sì, era nell'area, nonostante dopo la rete di Matteo non ci fossero state occasioni reali per il Monte di Procida, ma era chiaro che prima o poi la manovra della squadra di Ambrosino avrebbe portato a una conclusione facile. Così è stato, 2-0, partita ancora più in discesa, ora bisogna controllarla senza farsi nervosire. Si è detto bene, Angelo, una partita gestita nel possesso dal Monte di Procida fino a questo momento. Siamo al 35esimo, arrivata al 34esimo la marcatura di Franco Palma. Monte di Procida che, volendo, con un po' più di precisione può anche chiudere la partita nella prima frazione. Attenzione, ora la somma rionale prova a uscire in disimpegno, anticipa del giudice, qui la palla finisce fuori. Rimessa sull'out di sinistra, ancora prova il preziosismo scarpato a servire un compagno, ma c'è fuori gioco. E ora si ripartirà dal calcio di punizione per il Monte di Procida. A battere va il numero 1, Gianluigi Del Giudice, mentre Di Matteo richiama i suoi, vuole maggiore ordine in campo. La palla è proprio per Di Matteo, di testa spizza per De Luca, su di lui fa buona guardia il numero 11 Regina, che nel frattempo ha chiuso in difesa tutta la fascia per questo numero 11 classe 97 Edoardo Regina, che ha fatto vedere buone cose, ma ha trovato dalla sua parte un esperto De Luca pronto sempre a dirgli di no. Ora rimessa proprio per De Luca, scambia centralmente per Caccavale, all'indietro per Zinno. Zinno fa ripartire la manovra offensiva del Monte di Procida, Del Giudice, Palma ora si accentra il numero 11, l'autore della seconda rete, la palla per Di Matteo. Lubrano di prima, allarga per De Luca, aggancia bene De Luca, poi se ne va il numero 2, sguscia via, mette al centro una palla ottima, anticipato un giocatore del Monte di Procida, la palla ancora per Del Giudice che mette al centro, palla morbida, poi Caputo, palla sul sinistro, mette ordine ancora all'indietro per Zinno che mette centralmente per Palma, contrastato, l'arbitro dice che non c'è fallo. Ora la palla lunga per Guarnaschelli, uno contro uno con Nappi, vediamo, il numero 9 cerca di andarsene ma Nappi mette in calcio d'angolo e si conquista un corner d'astuzia il numero 9 Giuseppe Guarnaschelli. A battere andrà il numero 11 Edoardo Regina per la somma rionale Trieste. Corner, batte per il colpo di testa vincente di Giustiniani per la rete del 2-1. Accorciato le distanze la somma rionale Trieste con il colpo di testa di Giuseppe Giustiniani, classe 97, il numero 10 della somma rionale Trieste. Il Monte di Procida che alla fine, Angelo, ha subito la rete degli avversari su una palla inattiva, forse andava fatta migliore guardia in difesa, ma bisogna anche accelerare i tempi. Allora, sono due le cose che hai detto giustissime. Da un lato non si può prendere un gol di testa con due colossi come Zinno e come questo giovane Nappi che è stato molto bravo. Dall'altro il Monte di Procida si è fatto trascinare in questo ritmo molto molto lento e la zampata degli avversari potrebbe anche accadere con ritmi così bassi. Ora la palla è per Caccavale, De Luca, ancora Lubrano pressato alto da un avversario, serve Zinno per Del Giudice prova servire Caputo, poi con le mani per Palma, la palla sul destro, prova centralmente per Di Matteo, ora Caputo, palla ora messa fuori dalla difesa della Summarionale,
che riesce a sventare la minaccia con il numero 5 Rea. Monti di Procida che deve accelerare, può accelerare, lo può fare, può mandare dai piedi di Palma, di Di Matteo per cercare di prendere in largo in questa partita, perché come dicevamo prima con il collega Angelo Greco, se si abbassano i ritmi la submarionale Trieste può impensierire i giocatori di casa. Ora la palla lunga, Zinno di testa in consegnato verso Gianluigi Del Giudice che ora serve Antonio De Luca, ancora per Zinno, Caputo per Palma che è venuto a prendere palla nella sua metà campo, serve all'indietro ancora Zinno avanza ad ampie falcate, serve centralmente con l'Andrea di testa, serve Del Giudice, Caputo trova l'arbitro, poi ritrova la sfera, ancora Caputo, serve Nappi che deve rincorrere in difesa, ritrova la sfera il numero 5 servendo Caccavale di prima per Lubrano, chiamato alla calma da Caputo, riceve proprio il numero 7 per Franco Palma, ancora scambio con Caputo centralmente, ottimo per Caccavale, si è aperto un varco per Di Matteo è finito in fuorigioco, ma si era aperto una voragine centralmente per il numero 8 Biagio Caccavale, che però non se l'è sentita di proseguire, ma ha servito Di Matteo che era finito in fuorigioco. Ora la submarionale può ripartire dai piedi di Iervolino centralmente per Guarnaschelli, il più pericoloso della submarionale Trieste, il numero 9 che fa da pivot di questa squadra. Ora la palla è ancora centralmente a cercare Regina, poi ritrova la sfera con l'Andrea per Di Matteo che vuole accelerare, la palla sul sinistro, se ne va Harry Potter in uno contro uno, si porta sull'out, due su di lui, c'è un contrasto e c'è fallo, se li è portati a spasso Marco Di Matteo, di esperienza ha portato via due avversari, il numero 10 capitano del Monte di Procida Harry Potter, Marco Di Matteo ha conquistato la punizione sull'out di destra e andrà proprio lui con ogni probabilità a battere questa punizione. Siamo sul punteggio di 2-1 per il Monte di Procida sulla submarionale Trieste, ricordiamo le marcature al 25esimo proprio di Matteo, poi il 2-0 di Palma e poi il 2-1 di Giustiniani che va ad accorciare le distanze per la submarionale Trieste, mentre c'è il calcio di punizione per il Monte di Procida con Di Matteo, con il sinistro mette al centro, palla velenosa e mette dentro la rete del 3-1. Incredibile l'errore da parte del portiere Marra che non è uscito e anche della difesa della submarionale Trieste, quindi siamo sul 3-1 siglato da parte di Marco Di Matteo. Mi pare che non ci sia stata alcuna deviazione, un sinistro velenoso, ma Angelo ancora una volta complice l'errore da parte del portiere e anche della difesa della submarionale Trieste su questi palloni velenosi. Sì, questo è se il tiro di prima almeno era diretto uno specchio alla porta, questo era un cross innocuo che il portiere doveva uscire, comunque la difesa doveva spazzare, tant'è vero che l'ultimo tocco l'influente è stato proprio un difensore ospite. E sì, è vero, si poteva fare tanto di più, il portiere poteva uscire oppure i difensori potevano fare buona guardia, ma tant'è, siamo sul 3-1, doppietta fino a questo momento per Marco Di Matteo, due reti con il sinistro, il suo piede preferito d'altronde. Ora Lubrano per Caccavale, sventaglia in profondità per De Luca, la palla non è precisa e quindi si ferma De Luca, la palla finisce a Marra. Marra che ora rinvia profondo a cercare Guarnaschelli, centrale Caputo, ancora per Lubrano, ottimo il palleggio, scambia con Palma, tutto bello di prima verso Caputo che poi va da Del Giudice, ancora Palma per Lubrano, scambiano di prima i due, ora Palma ancora per Colandria, Palma, Caccavale, Lubrano che guarda in avanti, poi serve ancora Caccavale De Luca per Caccavale, consegnato all'indietro per Nappi, ancora per Zinno, Del Giudice, ancora Zinno, Nappi, Zinno,
Zinno allarga dall'altra parte per Caccavale, che ha tanto spazio per andare, non si alza il pressing della Submarionale Trieste, così Caccavale decide di spingere portandosi sull'out. Poi serve Palma, ancora per Nappi, ancora Lubrano, centrale per Caputo, Caputo vediamo se ci prova, poi serve largo del giudice, la palla sul mancino, poi rientra del giudice, mette al centro ora con il destro, palla deviata. In attacco il Monte di Procida con Caccavale, Caccavale prova la sventagliata centrale a cercare Caputo, anticipato, ora può ripartire la Submarionale, il disimpegno difficoltoso da parte dei ragazzi in tenuta rosso-blu, mentre rimane a terra un giocatore della Submarionale Trieste, il gioco è fermo. Ricordiamo il punteggio, siamo sul 3-1 per il Monte di Procida con le realizzazioni di Di Matteo, Palma, poi accorciato le distanze Giustiniani per la Submarionale Trieste e poi ancora Di Matteo per la rete del 3-1 su punizione, che fino a questo momento sta regalando il doppio vantaggio al Monte di Procida quando siamo agli sgoccioli della prima frazione. Un Monte di Procida che ha gestito il possesso, i possessi in lungo e largo in questo primo tempo, poi quando ha abbassato i ritmi si è fatto imbucare da Giustiniani, che ha messo dentro di testa su azione da calcio d'angolo. Ora Zinno allarga per Del Giudice, Del Giudice ancora per Palma, Palma centralmente bene per Caputo che non ci crede. Si ripartirà da un calcio di punizione per la Submarionale Trieste, per il numero 5 Rea, Aniello Rea in, sulla battuta, sul punto di battuta, mentre i compagni di squadra vanno a posizionarsi all'interno dell'altra, la palla è ancora per Guarnaschelli, De Luca fa buona guardia, è lui il pericolo principale per la difesa del Monte di Procida, il numero 9 che funge da pivolo, dicevamo prima, e da raccordo tra centrocampo e attacco, mentre ora Regina sull'out porta a spasso De Luca e Caccavale, proprio Caccavale a deviare la sfera in fallo laterale. A battere ora va il numero 9 Davino, il numero 3, scusate, classe 99 Davino, Guarnaschelli. Guarnaschelli prova a mettere a centro, trova un varco, poi fa buona guardia Zinno, ma finisce qui la prima frazione con il Monte di Procida in vantaggio per 3-1. Io chiedo una sintesi veloce al collega Angelo Greco, che partita è stata fino a questo momento? È stata una partita tra due squadre che hanno un tasso tecnico troppo differente, al Monte di Procida è bastato veramente poco per chiudere questo primo tempo col doppio vantaggio, poteva essere un vantaggio ancora più largo, ma guai a distrarsi, guai a abbassare troppo i ritmi. Ok, grazie Angelo, noi ci prendiamo un break e poi ritorniamo in cronaca per il secondo tempo. È tutto pronto, sta per iniziare la seconda frazione tra Monte di Procida e Submarionale Trieste, siamo sul punteggio di 3-1 per il Monte di Procida, la palla è per De Luca, Monte di Procida che conduce con le reti di Di Matteo, Palma, poi accorciato le distanze Giustiniani e poi ancora Di Matteo per il 3-1. Ora la Submarionale in disimpegno, la palla è finita fuori, disimpegno errato da parte dei ragazzi di mister Pietro Milano. Ora Di Matteo per De Luca, De Luca va via un avversario, poi perde per un attimo la maniglia e la palla viene respinta in calcio d'angolo. Ci sarà calcio d'angolo subito per i ragazzi di mister Salvi Ambrosino con il numero 10 Marco Di Matteo, autore di una doppietta fino a questo momento. Con il sinistro Di Matteo mette al centro, la palla resta lì, c'è stata una deviazione, ancora calcio d'angolo, pericolo nella difesa avversaria.
pericolo costante con il sinistro di Matteo, sinistro tagliente e velenoso. E proprio il numero 10 ancora dal dischetto a battere, alza la mano per chiamare lo schema, poi serve Curto, Palma che prova a servire di nuovo Di Matteo, il passaggio sbagliato, ora può ripartire la Submarionale in contropiede, attenzione, va il numero 10 Giustiniani, l'autore del gol per Guarnascheri, la palla sul destro, prova la conclusione, la palla finisce dentro, rete del 3-2. Accorcia le distanze la Submarionale Trieste con il gol di Guarnascheri al terzo minuto, anzi al secondo minuto della seconda frazione. Ha piazzato sul palo lungo Guarnascheri, lo dicevamo, uno tra i più pericolosi della Submarionale Trieste, caro Angelo, con quel passo felpato sembra non arrivarci mai, invece con il destro lungo ha beffato del giudice. Sì, grandissimo gol, perché comunque con una corsa approssimativa anche da un punto di vista di coordinazione è riuscito invece a coordinarsi e mettere la palla sul palo lungo, palo rete. Complimenti a questo ragazzo che ha qualche chilo in più come noi, però riesce a fare il suo in campo. Beh, però ci mette tanta esperienza, ci mette tanta voglia in campo e quindi recupera qualche chiletto in più. Nel frattempo il numero 5 della Submarionale in chiusura è Rea che chiude su un avversario, poi batti e ribatti, la palla resta lì, Lubrano ora a mettere ordine per il Monte di Procida, allarga per Del Giudice, palla ancora dietro per Caccavale allarga per De Luca sbaglia il passaggio, qualche errore di troppo da parte del Monte di Procida ad inizio di seconda frazione, la Submarionale che ora ancora palla lunga per Regini che affonda su De Luca, il numero 11 controlla la sfera, ora deve ripiegare sul pressing di De Luca, la palla all'indietro ancora per Davino, allarga centralmente, non trova nessuno, fa buona guardia a Caputo che fa ripartire il Monte di Procida ancora da De Luca esce, palla al piede centralmente per Colandrea, il controllo non è preciso, perde la sfera il numero 9 del Monte di Procida mentre può accelerare la Submarionale Trieste, mette fuori ora Del Giudice, Davino ora il disimpegno complicato, ritrova la sfera di Matteo, il numero 10 che ora può partire in contropiede, serve all'interno per Palma chiuso ancora da Rea, il numero 5, uno dei migliori in difesa della Submarionale Trieste nonostante le tre reti subite, è lui il centrale di riferimento della difesa di mister Pietro Milano, ha fatto buona guardia, ha subito fallo e ora ci sarà punizione per la Submarionale Trieste, a battere va il numero 1 Marra lungo a cercare ancora Guarnascheri che mette timore solo con il fisico, ora la palla resta lì Del Giudice, in vantaggio su Guarnascheri, poi serve Caputo, c'è fallo su Del Giudice, questa volta fallo di Guarnascheri. Zinno per Nappi, Caccavale ora accelera, Caccavale centralmente per Di Matteo che è girato, due su di lui, la palla per Lubrano, Lubrano deve accelerare ma preferisce allargare per Del Giudice ancora per Palma, Lubrano, Marco Del Giudice ancora per Palma, scambio di prima, Lubrano allarga centralmente per Caccavale, pressing su Caccavale, c'è fallo, Caccavale si è protetto con il corpo, ora punizione ancora per Palma, Nappi per Caccavale ancora per Palma spazio per andare il numero 11 e il pistolero Franco Palma allarga per De Luca, il passaggio è sbagliato, errore da parte di Palma e ora riparte la Submarionale Trieste che cerca di ripartire in contropiede ma mette fuori De Luca, ci sarà rimessa laterale per i ragazzi in maglia rosso-blu, si riparterà dalla rimessa di Davino, classe 99, disimpegno sbagliato però da parte della Submarionale Trieste e si ritorna con il possesso per il Monte di Procida dai piedi di Gianluigi Del Giudice va a battere calcio dal fondo con il sinistro a cercare Palma, spizza di testa, non trova Colandrea, Del Giudice, Marco Del Giudice
controllo a proseguire sbagliato, poi Palma intercetta una sfera e parte in contropiede in uno contro uno. Palma si fa spazio con il fisico, poi non riesce a servire centralmente un compagno. Preso dalla foga della corsa il numero 11 Palma, non è riuscito a controllare bene. Ora attenzione, contropiede dall'altra parte della somma rionale, fa buona guardia Zin. Ora squadre spaccate a metà, Caputo che cerca con l'Andrea, il passaggio è sbagliato, tanti errori sia da una parte che dall'altra. Ora Regina, su di lui c'è De Luca, mette centralmente, ottimo per Scarpato, fa buona guardia Zin, chiude tutto, serve Palma. Palma vuole andare in taglio per Colandrea, che può andare in uno contro uno con l'Andrea, cerca di rientrare, messo a terra il numero 9 Giovanni Colandrea, classe 2000, c'è il fallo al limite dell'area, si sta accendendo la partita. Angelo, le squadre sono spaccate da una parte e dall'altra e ora può succedere veramente di tutto. Quando siamo sul 3-2 e già abbiamo visto 5 reti. Sì, infatti le squadre sembrano stanche, nonostante il primo tempo non abbia avuto ritmi elevatissimi. Ora forse Montepulciano è un po' innervosito dalla rete a sorpresa del Summanone Trieste. Loro ci credono e hanno anche i loro buoni motivi, perché hanno fatto vedere che in contropiede possono far male, ma vediamo se un altro piazzato può essere favorevole ai padroni di casa. E sì, ancora una volta una punizione pericolosa per la Summanone Trieste, a battere sull'out c'è sia Franco Palma con il numero 11 sia Marco Di Matteo con il numero 10. Vediamo chi andrà a battere. Va Di Matteo con il sinistro, la palla deviata, altro sinistro velenoso, sinistro centrale, ma altra palla velenosa deviata a fatica dal portiere Marra. E ancora in possesso il Monte di Procida, la palla al centro per Colandrea che è anticipato, poi ci prova Zinno al volo addirittura con il sinistro, la palla parata da Marra che vuole far ripartire il contropiede della Summarionale Trieste. Ora la partita si è accesa, il rinvio è sbagliato, la palla finisce fuori e dunque si ripartirà da una rimessa per il Monte di Procida sull'out di destra, battuta dal numero 2 Antonio De Luca. Palla per Di Matteo di testa, a proseguire a cercare Colandrea. Colandrea in ritardo. Ora la palla per Guarnaschelli. Guarnaschelli fa da raccordo, poi perde la sfera per un attimo alla Summarionale, la ritrova il Monte di Procida con Caccavale che mette ordine verso Nappi. Ancora per Zinno, Zinno sventaglia dall'altra parte per Palma, ottimo l'aggancio di Franco Palma per Del Giudice. Marco Del Giudice allarga per Palma, Palma cambia gioco centralmente per Caccavale, di petto di prima per Nappi, Nappi ancora di prima per Caccavale. Non si alza il pressing degli avversari, quindi il Monte di Procida in difesa può far girare la sfera. Intanto Di Matteo in uno contro uno, fallo su di lui, se n'era andato sul diretto avversario Davino. Ora Caputo, zona centrale per Palma, Palma è girato, Palma anticipato, la palla per Guarnaschelli che prova addirittura a sorprendere Del Giudice dalla distanza, il tiro è fiacco, ha provato comunque il jolly Guarnaschelli che non si dà per vinto. Ora chiama il pressing alto da parte dei compagni, il primo a crederci per la Summarionale Trieste. Ricordiamo il punteggio, siamo sul 3-2 per il Monte di Procida quando siamo al decimo del secondo tempo. Ora Gianluigi Del Giudice al rinvio per Di Matteo, Di Matteo palla sul sinistro, prova ad andarsene nel numero 10, ancora per un compagno Caccavale che lotta, poi serve Lubrano, Lubrano di prima verso Caputo, alza il baricentro il Monte di Procida per Marco Del Giudice, per Palma, Palma, Palma rientra, la palla sul destro, mette al centro, non trova Di Matteo, la palla era profonda, Di Matteo chiamava l'inserimento sul secondo palo, nulla di fatto. Ora Marra nei piedi di Rea, Rea serve un compagno, la palla è ancora a Rea che torna all'indietro da Marra, Marra con il destro a servire Guarnaschelli anticipato da Zinno di testa. Caccavale in pressing su Regina, mette il pressing alto Caccavale, riconquista la sfera in Monte di Procida con De Luca per Palma, Palma ancora di prima per Lubrano, ancora all'indietro per Caputo, Caputo rincorre la sfera per Marco Del Giudice, Caputo, Caputo centralmente per Biagio Caccavale, Caccavale si fa scudo con il fisico
sul pressing avversario. E poi serve ancora De Luca, ancora per Caccavale, disimpegno difficile da parte del Monte di Procida che si complica la vita da solo. Ora la palla è per Guarnaschelli in uno contro uno con Zinno, il numero 9. Guarnaschelli la palla sul destro, ma Zinno ci mette la zampa e mette la palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Submarinale Trieste, che ora andrà a battere questo corner. La batte già anzi con Regina per Guarnaschelli, proprio lui mette al centro, palla velenosa, mette fuori De Luca. Ora vediamo se va con l'Andrea, con l'Andrea se ne va su Guarnaschelli che lo mette a terra. C'è il fallo di Guarnaschelli che ferma con l'Andrea, viene ammonito. Ammonizione ai danni di Giuseppe Guarnaschelli, autore della rete del 3-2. E ora ci sarà punizione per il Monte di Procida nella propria tre quarti a battere il numero 6 Riccardo Zinno. Zinno per Caccavale, De Luca per Di Matteo. Di Matteo che si è allargato nel frattempo, poi serve ancora De Luca, Nappi, Lubrano, centrale ancora per Caputo preferisce allargare per Del Giudice ancora per Lubrano studia il posizionamento dei compagni, poi serve Palma che è girato, scambia ancora con Lubrano che sbaglia di prima, cerca di nuovo Palma ma il passaggio è errato. E ora ritrova la sfera il Monte di Procida con Lubrano che stavolta alza la testa e avanza, poi si ferma e dà l'indietro per Caccavale per De Luca con il sinistro cerca in profondità un compagno, passaggio sbagliato e ora riparte la Submarinale Trieste, ma c'è stato un fallo del Monte di Procida sul numero 7 Giuseppe Scarpato. Ora si riparte con un calcio di punizione per la Submarinale Trieste, una Submarinale Trieste che sta prendendo coraggio minuto, dopo la rete siglata da Guarnaschelli che, come ribadivamo più volte, è quello che ci crede di più in questa partita per i ragazzi in maglia rosso-blu. Ora si lotta lì al centrocampo, la palla riconquistata dalla Submarinale che riparte dai piedi di Giustiniani, ancora centrale per il capitano con il numero 8 Allocca che sbaglia nel passaggio in verticale e quindi si riparte dai piedi di Del Giudice per Caccavale in verticale per Di Matteo di prima con il sinistro per De Luca, controllo difficoltoso per De Luca che ora torna dai piedi di Nappi ancora per Lubrano Caputo allarga per Palma spazio per andare in uno contro uno, si ferma ora Palma, prova il passaggio per Del Giudice, forse poteva accelerare Palma, non l'ha fatto. Ora il Monte di Procida riconquista la sfera con Colandrea che cerca corto Caputo, poi ancora Colandrea lotta in uno contro uno con un avversario, è il numero 10 Giustiniani che protegge bene la sfera e poi si guadagna la posizione da punizione, la punizione da posizione centrale dal centro del campo. Siamo sul 3-2 per il Monte di Procida fino a questo momento, mentre la Submarinale Trieste batte la punizione centrale. Caputo di testa sbaglia nel disimpegno, la palla ancora per Guarnaschelli anticipato da Zinno, Guarnaschelli che si guadagna un angolo. Guarnaschelli ancora una volta di esperienza e di fisico è riuscito con il suo passo felpato, lo dicevamo prima in precedenza, a guadagnare un corner per la Submarinale Trieste che è molto pericolosa proprio da questi calci piazzati. Ora a battere va il numero 11 Regina mette al centro, sbetta di testa Caccavale, poi con l'Andrea si gira, serve ancora Caccavale che si allunga la sfera, la palla finisce fuori. Ora fasi confuse nel match con errori da una parte e dall'altra, ma le squadre che sono più protese ad attaccare che a difendere. Del Giudice subisce fallo
per il Monte di Procida. Ci sarà punizione per i montesi che andranno a battere e ripartiranno dal rilancio lungo con ogni probabilità del portiere Gianluigi Del Giudice con il numero 1. Rilancio lungo del giudice, infatti a cercare Colandria, qualche colpo di troppo subito dal numero 9, nulla di fatto secondo l'arbitro. Ora la palla intercettata da Marco Del Giudice che serve Caccavale al centro, Caccavale per Di Matteo, Di Matteo si gira ottimamente, se ne va in dribbling, poi cerca subito Colandria, aveva spazio per andare, questa volta è stato troppo altruista Marco Di Matteo, poteva andare centralmente, ha provato a servire il suo giovane compagno, il passaggio è stato errato, sì. Ritrova la sfera ancora Di Matteo per Caccavale, Caccavale si ferma, ancora all'indietro per De Luca, De Luca per Nappi, Nappi per Caputo, Caputo ha spazio per servire Palma, lo serve, Palma è girato, palla sul destro da parte di Franco Palma che gira due volte su se stesso, poi serve Caccavale, Caccavale ancora fuori per Di Matteo, allargato sull'out di destra Di Matteo, due su di lui, Di Matteo se ne va, poi viene messo a terra, non c'è fallo, la palla è ancora per Marco Di Matteo che scivola, perde per un attimo la maniglia, la palla per Caccavale, ancora Lubrano, Lubrano ancora per Caccavale, viaggia sul perimetro l'azione del Monte di Procida, ora la palla è per Del Giudice, Franco Palma, vediamo se va in uno contro uno il numero 11, la palla sul destro, prova a servire un compagno, altro passaggio sbagliato da parte del Monte di Procida, ma sbaglia anche la Submarinale Trieste con Zinno che riparte, addirittura palla al piede del numero 6, cerca lo scambio con Palma, ora se ne va Zinno che però sul destro non trova l'appoggio per servire un compagno, ora contropiede da quest'altra parte per Giustiniani, il numero 10 c'è, contropiede tutto solo Giustiniani sull'out, mette al centro per Guarnaschelli che reclama il calcio di rigore, reclama il contatto, la palla era lunga per lui, non è riuscito a raggiungerla il numero 9 che ora si sta lamentando con il direttore di gara Gennaro Mazzola per un contatto non ravvisato ai suoi danni. Campanello d'allarme per il Monte di Procida che ora riparte verso Di Matteo, anticipato da Busiello, Busiello che preferisce mettere fuori sul contropiede di Di Matteo, mentre è rimasto a terra il numero 10 Giuseppe Giustiniani, probabilmente per affaticamento muscolare su quella lungo, sull'azione precedente dove ha cercato l'assist verso Guarnaschelli. Un po' stanche entrambe le squadre a dire la verità, infatti si preparano i primi cambi di questa partita, cambio per il Monte di Procida, esce il numero 11 e il pistolero Franco Palma al suo posto, energie fresche, entra Stefano Gioiello ad Armanforte all'attacco dei montesi al 20° del secondo tempo. Ora attenzione in attacco Lubrano, scambia con Colandria, il passaggio non è preciso, poi c'è un fallo e si ripartirà da una punizione per il Monte di, per la Submarinale Trieste che riparte dai piedi di Marra. Marra sventaglia lungo a cercare Regina, il controllo è sbagliato, ora De Luca, De Luca ancora per Caputo, Caputo Del Giudice, Del Giudice per il nuovo entrato Gioiello, Gioiello che ora avanza, Caputo preferisce servire Caccavale, Caccavale per Lubrano, Lubrano ancora per Del Giudice, Del Giudice tutto chiuso davanti a lui, deve tornare all'indietro per Nappi, Nappi, Nappi per De Luca, ancora per Nappi, pressing su Nappi e cerca Colandrea, il controllo è sbagliato, la palla finisce fuori, dato in ansia Nappi sul pressing di un avversario e ha servito in maniera imprecisa Colandrea che non ha potuto far nulla sull'aggancio, la palla è finita fuori. Altra rimessa laterale in favore della Submarinale Trieste con Davino sulla sfera, Davino che vuole servire lungo un compagno, la palla è ancora fuori, altra rimessa laterale,
cerca Regina, anticipato da De Luca. De Luca che fa buona guardia, la palla ora carambola nelle mani di Gianluigi Del Giudice, il portiere del Monte di Procida, che ora può far ripartire i suoi compagni di squadra. Palla per Caputo, Caputo che avanza, cerca un passaggio largo sull'out di sinistra, il passaggio a metà tra Marco Del Giudice e Stefano Gioia, la palla finisce fuori, rimessa verso Guarnaschelli, anticipato solo per un attimo da Caputo. Ancora una rimessa laterale per la Submarionale Trieste, la palla ancora per Guarnaschelli, di petto prova a servire un compagno, ancora la Submarionale con Russo centralmente verso Allocca, il passaggio sbagliato, ora De Luca prova a far ripartire Di Matteo, su Di Matteo c'è Davini, Di Matteo lo salta, Di Matteo tenuto anche per la maglia, poi si ferma, c'è vantaggio per il Monte di Procida, la palla è per Caccavale, Caputo, Caputo allarga per Gioiello, Gioiello in uno contro uno, la palla sul destro, rientra, perde il tempo per il tiro, ora la palla è per Caputo, Caputo finta, poi prova il destro da fermo, Caputo, la palla nei piedi di Lubrano, Del Giudice, Del Giudice ancora per Caputo, c'è Gioiello davanti a lui, attenzione, la palla è per Caccavale, al limite dell'area Caccavale prova un filtrante per Di Matteo che rincorre la sfera, poi la mette fuori, nulla di fatto, manca sempre l'ultimo passaggio per il Monte di Procida. Nel frattempo altro errore in disimpegno, errore piuttosto banale da parte della Submarionale Trieste, che regala una rimessa laterale offensiva ad Antonio De Luca. De Luca chiama Di Matteo, poi serve lungo, la palla è conquistata dalla difesa della Submarionale Trieste che può spazzare con Davino, la palla lunga finisce fuori dopo il colpo di testa di Antonio De Luca, che si impegni confusi da una parte e dall'altra in questa fase del match. Altra rimessa offensiva per la Submarionale, De Luca fa buona guardia, la palla verso Caputo, Caputo lotta ma Giustiniani in anticipo riesce a guadagnarsi una punizione. Sul punto di battuta va il numero 9 Guarnaschelli, combattivo Giuseppe Guarnaschelli, che poi si allontana, pensato per un attimo alla conclusione addirittura da quasi 45 metri. E ora a battere andrà il numero 10 Giuseppe Giustiniani, classe 97 di mister Pietro Milano. Giustiniani dalla distanza prova addirittura il tiro, una touche, la palla finisce alta, provata addirittura a sorprendere da 45, oltre 40 metri, quasi 45, il portiere avversario, nulla di fatto. Ora si ripartirà da una rimessa dal fondo per il Monte di Procida, a battere Gianluigi Del Giudice, che con il sinistro mette lungo, spizzata di Di Matteo, Di Matteo non trova nessun compagno, ma la palla è stata toccata prima da un giocatore della Submarionale, quindi ci sarà la rimessa per il Monte di Procida, De Luca verso Di Matteo, Di Matteo su di lui Davino, ancora Di Matteo, serve ottimamente Lubrano, il controllo a seguire è sbagliato, quindi la palla fuori ancora per De Luca, De Luca, Di Matteo, Di Matteo ha il problema di girarsi, prova ad andarsene, Di Matteo tutto sul sinistro, si porta la palla fuori, vediamo se c'è un tocco, reclamano un tocco i giocatori del Monte di Procida, nulla di fatto, l'arbitro dice che si ripartirà la rimessa dal fondo per la Submarionale Trieste dai piedi di Andrea Marra. Calcio profondo con il destro da parte di Andrea Marra, Lubrano e Caputo litigano sulla sfera, poi la palla finisce a Gioiello,
che ora mette ordine verso del giudice avanza, bene, ma serve ancora Gioiello di prima per Lubrano, ancora di prima per Caccavale, Caccavale centralmente ancora per Gioiello che non aggancia, la palla per Caputo, per del giudice, mette centralmente bene per Colandria, la palla è lunga, arriva Di Matteo, la palla sul sinistro, prova il sinistro Di Matteo, poi Gioiello, la palla sul destro, Gioiello non trova un compagno, preferisce servire Caccavale, Caccavale prosegue, non trova il tempo per il cross e quindi la palla finisce fuori, mentre ci sarà un altro cambio, stavolta per la Submarionale Trieste, entra il numero 16 Ripuano per il numero 10 Giustiniani, quindi primo cambio per la Summa Rionale Trieste quando siamo al 28esimo del secondo tempo. Punizione in favore del Monte di Procida, ora a battere va il numero 6 Zinno per del giudice avanza, serve Gioiello che è fresco, può andare, va in dribbling, Gioiello serve centralmente Colandria che però non si capisce con il compagno, quindi nulla di fatto, la sfera ritorna nelle mani di, anzi nei piedi di Guarnaschelli. Abbiamo detto con le mani perché probabilmente c'è stato un fallo di mani di Guarnaschelli non ravvisato dal guardalinee. E ora si riparte da una rimessa laterale per Marco del Giudice per il Monte di Procida. Serve all'indietro Zinno. Ora deve mettere ordine il Monte di Procida e ripartire in possesso De Luca. De Luca lungo a cercare Di Matteo, profondo, anticipato, poi Colandrea va a lottare. Colandrea viene fermato dalla difesa avversaria. Ora può ripartire la Submarionale con il capitano Allocca, ancora dietro per un compagno, il passaggio è sbagliato, la palla viene messa fuori. Sono molto stanchi i giocatori in campo quando abbiamo passato da poco la mezz'ora di gioco del secondo tempo, manca un quarto d'ora più recupero alla fine. La palla è ancora per De Luca di testa, altro disimpegno errato, Battili al centrocampo, poi esce bene Caccavale ma aveva commesso fallo prima di conquistare palla. Andiamo dal collega Angelo Greco. Allora Angelo, il match è entrato in una fase di stanca da tutti i punti di vista perché i giocatori sono molto affaticati in campo, nonostante ci siano stati due cambi, ora è veramente dura. Sì, è una partita a ritmi lentissimi, brutta, loro non sembrano avere la forza di poter essere pericolosi, ma sai benissimo il calcio è strano, una palla storta, ecco dietro la linea. La palla era lunga per Colandrea, anticipato dal portiere avversario e ora si riparte con un contropiede dall'altra parte, ancora a cercare Guarnaschelli, fermato dal Monte di Procida dal giudice, ora Gioiello, la partita vive di fiammate, Caputo ancora per Di Matteo viene fermato con le maniere forti, c'è un fallo. Angelo, ritorniamo da te per farti concludere il concetto. Sì, dicevo, la partita è una fase di stanca, loro sembrano non avere tutta questa forza né fisica né tecnica per pareggiare la gara, però il calcio è strano, sarebbe bene che Montepulciano ci accelerasse un po' per fare il 4-2 che forse chiuderebbe definitivamente la partita. Staremo a vedere intanto altro disimpegno verso Guarnaschelli, anticipato da Zinno, Caputo di petto verso Gioiello che in dribbling se ne va in bello stile, ora avanza il numero 17, scambia per Caputo, la palla è lunga, peccato, ha provato il numero Stefano Gioiello, nulla di fatto, la palla è finita fuori. Ora Zinno
a cercare proprio Gioiello di petto, viene fermato solo per un attimo, la palla finisce fuori, ci sarà rimessa laterale per il Monte di Procida con Marco Del Giudice che osserva il posizionamento dei compagni, poi serve all'indietro Caccavalle che è libero, scambia ancora con Del Giudice, Del Giudice serve, prova a servire un compagno. Ora la partita è brutta nella fase di disimpegno, c'è un fallaccio su Caputo che subisce un calcio stile Far West, viene messo a terra, l'arbitro fischia la punizione per il Monte di Procida, vediamo se ci sarà qualche altro cambio per i montesi. Nel frattempo Caputo resta a terra, subito un colpo duro da un avversario, il numero 7, il centrocampista del Monte di Procida. Sulla battuta va il numero 6, Riccardo Zinno, l'ex sibillino, il difensore roccioso della squadra di mister Salvatore Ambrosino. Ora la palla verso Lubrano è sbagliata, si lamenta il pubblico, ora Allocca può far ripartire il contropiede ma sbaglia anche lui, Lubrano, tanti errori, veramente tanti errori da una parte e dall'altra. Ora Caccavale, Caccavale si ferma, ragiona, poi serve all'indietro De Luca, De Luca che allarga bene cambiando gioco dall'altra parte per Marco Del Giudice, Marco Del Giudice profondo con il sinistro a cercare Gioiello, la palla è buona, Gioiello in vantaggio, vediamo, si aggancia la sfera, aggancia in due tempi, deve tornare all'indietro ancora per Del Giudice, di prima verso Lubrano, ancora per Gioiello che non riesce ad agganciare, va in pressing con l'Andrea che ci crede, spazza la difesa della Submarionale ma il Monte di Procida riconquista la sfera con Del Giudice, ancora per Caputo, Caputo, Caputo affinta il passaggio, poi serve Del Giudice ancora per Colandria, Colandria anticipato, ancora Caputo ritrova la sfera, Caputo prova a servire centralmente Colandria, la palla non passa, ora lotta anche Di Matteo, contrasti duri, poi il gioco viene fermato per un fallo di Marco Di Matteo sul numero 8 avversario. Si ripartirà da una punizione per la Submarionale Trieste e dai piedi di Andrea Marra. Palla lunga, svetta di testa a Lubrano che non riesce però a servire un compagno, la palla è per Allocca all'indietro, ancora per Davino, Davino prova a servire Guarnaschelli, lo trova, ottimo l'aggancio di Guarnaschelli che protegge la sfera, poi serve benissimo Regina, Regina che può andare dalla distanza, il tiro è sbilenco, ci prova dalla distanza la Submarionale Trieste con Regina che ha provato un tiro dalla distanza ma nulla di fatto. Ora i ritmi si sono abbassati sia da una parte che dall'altra, quando lo ricordiamo siamo sul punteggio di 3-2 per il Monte di Procida che è andato in vantaggio con Di Matteo al 25esimo, poi ha raddoppiato con Palma, ha accorciato le distanze Giustiniani sul 2-1, poi il 3-1 di Di Matteo al 43esimo e poi ad inizio ripresa al secondo minuto del secondo tempo il 3-2 di Guarnaschelli con il numero 9, uno dei più pericolosi nella Submarionale Trieste. Ora Gioiello centralmente per Lubrano che rincorre la sfera, è fortunato perché l'avversario non lo pressa, trova la sfera, poi serve centralmente Di Matteo, il passaggio è sbagliato. Errore anche da parte della Submarionale Trieste, ora Lubrano per Gioiello, ancora Lubrano, Lubrano ancora per Caccavale, Caccavale porta la sfera, allarga bene per Marco Del Giudice che ha spazio per andare con il sinistro, mette al centro una palla sul secondo palo, è lunga, vediamo se riesce a tenerla in campo a Marco Di Matteo, Marco Di Matteo la tiene in campo, poi riesce anche a guadagnare una rimessa laterale d'astuzia, il numero 10, autore di una doppietta fino a questo momento per il Monte di Procida, mentre ci sarà un altro cambio per la Submarionale Trieste, entrerà in campo il numero 13, il numero 13, numero 13 Mancusi, mentre esce il numero 7 Scarpato.
quindi altro cambio per la Summa Rionale Trieste, mentre si riparte da una rimessa offensiva per il Monte di Procida. De Luca, De Luca rientra, poi serve Caccavalle che mette al centro, Colandrea non trova la sfera, vediamo la palla ribattuta in maniera sbilenca dalla difesa della Summa Rionale, che riesce comunque a mettere fuori. Ora la palla ancora per De Luca, De Luca accelera, De Luca se ne va sull'auto di destra, la palla messa al centro, mette fuori la difesa della Summa Rionale, poi ancora Lubrano, Lubrano serve Caputo, allarga per Del Giudice, Del Giudice per Gioiello, Gioiello si gira, fermato il numero 17. Ora riparte la Summa Rionale Trieste in contropiede, la palla ancora per Guarnaschelli, stavolta Zinno fa buona guardia, poi spazza via la sfera e la palla è finita fuori, mentre ci sarà un altro cambio stavolta per il Monte di Procida. Entra in campo con il numero 15 Borrino, mentre esce Caputo, quindi da energia nuova, linfa nuova al centrocampo mister Salvatore Ambrosino. E altro cambio anche per la Summa Rionale Trieste, che fa uscire il numero 4 Iervolino per il numero 17 Fiordaliso. Si riparte dalla rimessa offensiva per la Summa Rionale Trieste, a cercare ancora Guarnaschelli, ora Di Matteo, Di Matteo non trova Gioiello, un altro disimpegno errato, ora la palla per Guarnaschelli che nel frattempo si è allargato, la palla centrale, ma in tranquillità Gianluigi Del Giudice riesce a bloccare la sfera, mentre Di Matteo si lamenta con Gioiello. Richiama l'attenzione del numero 17, la palla per Zinno, Zinno all'indietro per Del Giudice che spazza con il sinistro, ora idee un po' confuse sia da una parte che dall'altra, prevale la stanchezza in questa fase del match. Siamo agli sgoccioli, mentre ci sarà una rimessa offensiva per il Monte di Procida, a battere il numero 2 De Luca che serve lungo Di Matteo che nel frattempo si è liberato, si porta la palla sul sinistro Marco Di Matteo, poi prova la conclusione da posizione decentrata, palla centrale e Marra che può rinviare a cercare Guarnaschelli che lotta con Del Giudice, serve il nuovo arrivato Repuano che allarga dall'altra parte o almeno ci prova, ma De Luca anticipa l'avversario e serve ancora Di Matteo, Di Matteo per Caccavale che nel frattempo era giunto a rimorchio, anticipato, però la palla finisce fuori. Altra rimessa offensiva per il Monte di Procida, Lubrano per Nappi, Nappi all'indietro per Gianluigi Del Giudice, disimpegno sbagliato, aggancia a seguire il numero 8 Allocca, ancora Allocca per Russo anticipato da Gioiello, bene questa volta Colandrea non riesce a fare sponda ma subisce un contatto e porta a casa la punizione per il Monte di Procida. Borrino va da Gioiello, Gioiello ancora da Borrino, il nuovo entrato, ancora Borrino se ne va in dribbling ma viene fermato e scivolata da Russo, la palla ancora per Gioiello, Gioiello serve Borrino centralmente per Colandrea che se n'è andato in dribbling ma la palla è lunga, poi commette fallo Colandrea nel tentativo di riconquistare la sfera, ci sarà punizione per la Summa Rionale che batte, va da Marra Russo, ancora Marra allarga per Busiello, Busiello un altro disimpegno errato, ancora Angelo, ora la partita, attenzione però la palla in attacco per il Monte di Procida, la partita ora è davvero brutta Angelo perché ci sono errori da una parte e dall'altra, errori veramente semplici nell'impostazione ma forse dati dalla stanchezza in campo. Sì, è pure strano perché non si è giocato a ritmi elevatissimi anche nella prima frazione quando ci sono state più occasioni, i ritmi erano comunque blandi, anzi noi abbiamo proprio
incolpato il Monte di Procida di non dare la sferzata, di non dare l'accelerata. Ora veramente si vedono brutte cose. Certo non è uno spot a calcio in questo momento questa partita. Eh sì, siamo agli sgoccioli della seconda frazione, dicevamo. Le squadre sono molto stanche in campo, siamo sul punteggio di 3-2, 5 reti. Ora la palla centrale per Colandrea, Colandrea fa da sponda, poi si gira in mezzo a due e porta a casa una punizione. Il classe 2000 Giovanni Colandrea. Ora Di Matteo per Marco Del Giudice che avanza, prova il sinistro, la botta dalla distanza di Del Giudice che ha provato a sorprendere Marra che ha bloccato in due tempi. Ora la palla è per Guarnaschelli, anticipato da Zinno. Guarnaschelli lotta su ogni pallone come se fosse l'ultimo. Ora la palla è ancora per Guarnaschelli, ma addirittura c'è un cambio di rimessa in gioco e la palla ora va al Monte di Procida con Marco Del Giudice. Dalla rimessa serve centralmente Caccavale che è solo, può controllare, poi decide di lanciare lungo verso Di Matteo, anticipato. Palla è per Regina, ora girato su di lui, pressing di Di Matteo. Lubrano di testa anticipa un avversario, poi la submarionale può ripartire. Attenzione, palla centrale, Del Giudice fa bene la diagonale e chiude servendo Gioiello. Gioiello serve Lubrano in sicurezza ancora verso Del Giudice che scivola però e ridà la palla alla submarionale con Guarnaschelli che se ne va in dribbling su Caccavale, ma è bravissimo Lubrano a metterci il piede. La palla è ancora per la submarionale Trieste, la palla è ancora lì, Guarnaschelli sull'out, prova la conclusione addirittura deviata da Del Giudice. Guarnaschelli ancora protegge la sfera con il corpo, cerca di andarsene, la palla è per Borrino protegge la sfera, vediamo, non c'è punizione, dice l'arbitro. Poi ha segnato il calcio di punizione alla submarionale Trieste per palla trattenuta e quindi ci sarà calcio di punizione per la submarionale con Repuano, il numero 16, che ora andrà a battere Monte di Procida, che in questo caso si è complicato la vita da solo perché Borrino poteva spazzare, invece ha preferito perdere tempo, cercare di guadagnare qualche secondo e ha regalato la punizione pericolosa, un corner corto alla submarionale Trieste. Ora punizione per la submarionale mentre il gioco è fermo, De Luca è a terra. Vediamo se ci sarà un altro cambio, l'ultimo per il Monte di Procida mentre la submarionale ha esaurito i tre cambi a disposizione. Il gioco è fermo, De Luca è a terra. Luca che ha disputato un'ottima partita sia in fase di spinta che in fase di copertura, facendo buona guardia sugli esterni della submarionale Trieste, mettendoci l'esperienza del caso che serviva. Ora viene accompagnato fuori dal campo il numero 2 dal massaggiatore di palma, mentre è tutto pronto per questa punizione per la submarionale Trieste, mentre il Monte di Procida è in 10 per l'uscita momentanea dal campo di Antonio De Luca. Palla al centro, spazza Di Matteo e ora Colandrea a lottare e la palla finisce fuori, non la tiene in campo Mancusi. Quindi ci sarà rimessa laterale per il Monte di Procida, mentre ristabilita la parità numerica in campo rientra nel terreno di gioco Antonio De Luca. Palla per Caccavale, pressing su di lui, ha il problema di girarsi, poi serve all'indietro Del Giudice che mette fuori con il destro la palla centrale, deve spazzare l'altro Del Giudice, Marco Del Giudice, mentre Colandrea lotta su
una palla aerea e recupera un ottimo calcio di punizione nella tre quarti della Submarionale Trieste. Ci sarà calcio di punizione per il Monte di Procida con Di Matteo che ora vuole ragionarci su. Batte proprio Di Matteo che allarga per Marco Del Giudice. Del Giudice mette lungo per Gioiello. Gioiello perde un tempo di gioco e la palla finisce fuori. Non riesce a controllare. Si ripartirà dal fondo con la rimessa per Marra, per la Submarionale. Marra sventaglia centralmente ma trova Lubrano. Lubrano che spazza via a sua volta a cercare Colandrea. Colandrea lotta ma viene anticipato. Ottimo numero da parte del numero 11 Regina su un avversario, poi viene messo a terra. Ora si riparte da una punizione per la Submarionale con Allocca. Ora la battuta lasciata al numero 2 Russo. Russo che con ogni probabilità andrà a mettere palla lunga in aria, a cercare le torri, Guarnaschelli su tutti e poi Rea. La palla centrale infatti proprio a cercare Rea, anticipato, la palla resta lì, poi se la porta in avanti Repuano che prova un filtrante, mette fuori Zinno. Zinno aggancia bene Di Matteo che con il sinistro si porta in avanti la sfera, viene fermato Di Matteo ma c'è stato un fuorigioco ravvisato ai danni di Colandrea mentre Di Matteo reclamava il fallo su di lui. E ora riparte la Submarionale Trieste che però si fa prendere dalla foga e sbaglia il disimpegno. La palla è per il Monte di Procida mentre Guarnaschelli fa la voce grossa sui compagni di squadra, dice di avere carattere in questa fase di gioco. La palla è per Di Matteo chiuso da due avversari, ora Guarnaschelli. Guarnaschelli, Rea, Rea anticipato da Colandrea, ancora Rea dalla rimessa, serve lungo un compagno, ora Del Giudice mette fuori, poi Nappi di testa, fase confusa, poi spazza via la difesa del Monte di Procida. E ora si ripartirà da una rimessa per la Submarionale Trieste con Marra che addirittura va via in dribbling e prova a sventagliare lungo. Mette fuori Zinno, la palla è per Allocca ma finisce qui con la vittoria del Monte di Procida per 3-2 sulla Submarionale Trieste in una partita sofferta più del previsto da parte del Monte di Procida che vince sul fanalino di coda Submarionale Trieste. In un commento finale con il collega Angelo Greco, allora un 3-2, tanti gol ma forse una partita un po' bruttina. Sì, quantomeno nella seconda parte veramente spenta. Le vittorie valgono tutte 3 punti, anche quando giochi male e quando giochi bene. Quindi per il Monte di Procida buoni questi 3 punti, da rivedere l'atteggiamento in alcuni momenti della gara. Grazie Angelo, noi chiudiamo qui la cronaca, ci lasciamo per le interviste, vi diamo l'appuntamento a seguirci sulla pagina Facebook vanimbosport.it e sui nostri canali YouTube per seguire in intero la partita tra Monte di Procida e Submarionale Trieste. Ricordiamo il punteggio, partita finita sul punteggio di 3-2, il Monte di Procida è andato in vantaggio al 25esimo con Di Matteo, ha raddoppiato con Palma al 34esimo, poi è arrivato il 2-1 con Giustiniani al 36esimo, al 43esimo è arrivata la rete del 3-1 da parte di Di Matteo e poi il 3-2 finale siglato da Guarnaschelli al secondo della ripresa.